Ciao Pocoyo! Ciao! Ma cos'è? Sai una cosa? Io direi che potrebbe essere un seme gigante. Tu sai cosa si fa con un seme, vero Pocoyo? Cosa ne pensate voi? È questo che si fa con un seme? Metterselo in testa? Metterlo nella bibita, è giusto? No! Non si mette lì! Si pianta nel vaso? Sì, si pianta nel vaso! Esatto! Sono sicuro che fra non molto qualcosa di molto speciale spunterà da quel seme. Ci sta mettendo un sacco di tempo, però. Beh, ci vuole un bel po' di tempo per crescere, sai? Che c'è, Pocoyo? Qualcosa non va? Oh, certo, ti scappa la pipì! Ok, pensiamo noi a tenere d'occhio il tuo seme. Corri! Ciao, Ronfotto! È un seme gigantesco, vero? Aspetta, che stai facendo? Ti senti meglio ora, vero Pocoyo? Perché, vedi, c'è una cosetta che ti devo dire. Si tratta del tuo seme. Non ti arrabbiare, Pocoyo. Ronfotto voleva solo fare merenda. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ehi, guarda! C'è Lula! Ciao, Lula! Oh no! Pocoyo, svegliati! Svegliati! Oh no! Però se lo chiamiamo tutti insieme forse riusciamo a svegliarlo. Pronti? Svegliati, Pocoyo! Svegliati! Oh, meno male. Lula voleva solo giocare. Sì, così nessuno potrà mai rubare il tuo seme, Pocoyo. Ciao, Pato. Pato, lo so che ti sembra un uovo, ma in realtà non... Oh no! Cos'è?
Bene, direi che ora il tuo seme è molto più che al sicuro, Pocoyo. Nessuno potrebbe mai rubartelo così. Oh, un fiore! È bellissimo! Ciao, Ellie! Attenta! Oh, questa non ci voleva! Oh, Pocoyo! Ellie non ha fatto apposta a rovinare il tuo fiore! E adesso è caduta nella tua trappola! Oh no, Lula! Ah, ma qui ci sono tantissimi semi! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può spuntare da tutti questi semi? Fiori! Tanti fiori! Esatto! Tanti, tantissimi fiori! Ce n'è per tutti! Urrà! Wow! Evviva Pocoyo! E ovviamente, evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Cappellino. Guardate, arriva Pocoyo! Ciao Pocoyo! Ciao! Ops! Oh cielo! È tutto a posto, Pocoyo? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è che spazza via tutto in quel modo? Il vento! È il vento! Giusto, è il vento! Guardate, arriva Pato! Ciao, Pato! Ups! Oh no! Il vento ti ha portato via il cappello! Pato, che succede? Pato, ti prego, vorrei aiutarti, ma non posso se tu non mi dici cosa non va. Come, Pato? Dici che ti senti molto ridicolo senza il cappello. Ma Pato! Pato, Pato! Pato, Pato! Pato, Pato, Pato! Giochiamo! Pato! Guarda, guarda, un elegante cappellino a nido d'uccello! Allora, andrai a giocare adesso? Oh oh! Pato, Pato! Pato, perché ti stai nascondendo da Pocoyo?
Oh, temi che ti prenda in giro perché non hai il cappello. Pato! Giochiamo! Già, il problema con i cappelli di nuvole è che tendono a volare via. Ma Pato, sei proprio sicuro di voler indossare quel vaso di fiori come cappello? Cielo, non è il tuo genere. No, neanche questo. È un po' insolito. Questo ti dà un'aria... No, così sei proprio ridicolo. Diciamo tutti a Pato di smettere. Questo cappello non è per niente male, direi. Sul serio, stai benissimo con quello in testa, Pato. Oh no! Oh, povero Pato. È davvero triste. Pato ha paura che ridiate della sua testa, Pocoyo. Sai, Pato, ognuno di noi ha qualcosa che non gli piace di sé. Ellie dice che è convinta di avere orecchie troppo grandi. E Runfottino dice che non vorrebbe avere colori così forti. Tu che ne pensi, Pocoyo? Io pensa di essere troppo piccolo. Io? Beh, io sono praticamente perfetto. No, anzi, forse sono un po' troppo alto. Ma gli amici non fanno caso a queste cose. Ti vogliono bene per ciò che realmente sei, non per il tuo aspetto fisico. Voi che ne dite? Ti piace ancora Pato, anche se non ha più il suo cappellino? Sì, sì! Ti vogliamo bene, Pato. Anche senza il cappellino! Giochiamo! Evviva Pato! E addio al cappellino! Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Pocoyo invisibile. Ciao, Pocoyo. Ciao. Bello il tuo libro di favole? Ma che cos'è? Oh, è un giocattolo con un grande pulsante arancione. Ehi, ma hai visto? L'albero è sparito! È tornato! Non ho mai visto un giocattolo così! Pocoyo si sta dondolando sull'altalena invisibile! Thank you.
macchina invisibile. Non ci posso credere. Ma è un vero spasso. Oh, mamma mia. Ciao. Ah. Ti diverti un mondo, piccolo Pocoyo. Faccio vedere Ellie. Ottima idea, Pocoyo. Ellie, Pocoyo ha una cosa assolutamente incredibile da farti vedere. Oh, non possiamo disturbarti mentre bevi il tuo tè. Faccio vedere a Pato. Pato, Pato, guarda, guarda! Pato! Pato! Amici! Hai un'idea? Ma non ci credo! Pocoyo, sei invisibile! Quella Geggio riesce a rendere invisibile anche te! Oh no, ti prego! No, Ellie, non è stata la tua bambola. Potete dire a Ellie chi ha mangiato il suo panino? Pocoyo! Pocoyo ti ha mangiato il panino! Ellie non vuole crederci. Ciao! Pocoyo, sei proprio tu a girare su quel monopattino? Potete dire a Pato chi continua a spostare il suo annaffiatoio? Pocoyo! È lui che lo sposta! Pato pensa che sia tutta colpa di Ellie, invece. Allora, Pocoyo, non hai già fatto abbastanza dispetti? Adesso cosa sta per combinare? Su, Ellie, non è il caso di avere paura, davvero! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo perché Pato ed Ellie non sono più tanto spaventati? Perché adesso ti vedono! Ellie, Pato, Pocoyo si stava solo divertendo un po' con il suo nuovo giochino. Dopotutto ci ha provato a farvi vedere come funzionava, ma voi eravate così occupati. Celli, hai un'idea? Un nuovo gioco, dici? Che cos'è? Oh, beh, ora non ci capisco proprio più nulla. Però mi diverto da matti. Evviva i nuovi giochi! Evviva gli amici che non sono trasparenti! Ciao, ciao! Alla prossima!
baccano infernale. Ecco Pocoyo, Ellie e Ronfottino. Ciao! Ciao! Ellie sta leggendo un libro. E tu che fai, Pocoyo? Non hai niente di bello da fare. Mi annoio. Sciocchino, ci sono sempre un sacco di cose belle da fare. Perché non trovi qualcosa con cui giocare? Che ne pensi? Giochiamo a palla? Gioca, gioca, gioca! Wow! Che ne dici, Ellie? Ti andrebbe di giocare a palla? Cos'è stato? Qualcuno sa dire a Pocoyo cos'è stato quel rumore? La palla! Nel cestino della spazzatura! Credo proprio che abbiate ragione. Fa un rumore assordante che spacca i timpani. Cos'hai in mano, Pocoyo? Ancora un rumore! Oh, che frastuono! Fantastico! E ora applaudiamo tutti insieme, d'accordo? Ciao, Pato! Vieni a fare un po' di rumore con noi. Vorresti fare un pisolino? Faremo piano piano. Oh, Ellie, Pocoyo, voi suonate davvero bene, ma Pato stava cercando di addormentarsi. Scusa, Pato. Oh, guardate! Potete giocare con queste in silenzio. Oh, Ellie, non lo fare! Oh, no! Aspetta! Oh, oh no! Qualcuno di voi sa dire ai nostri amici perché Pato non riesce a prendere sonno? Rumore! Fanno troppo baccano! Troppo rumorosi! Non succederà mai più, Pato! Staremo in silenzio assoluto! Che cosa? La radio! Il telefono! La televisione! La lavatrice e una sveglia! Che cosa ci fate con... Oh no! Speriamo che il rumore sia abbastanza lontano e che Pato non senta nulla! Oh no! Aspetta, Pato! Eh già, lo abbiamo disturbato di nuovo. Povero Pato! Come riuscirà mai ad addormentarsi? Che cos'è? Ninna nanna! Ho capito! Avete deciso di far addormentare Pato con la musica! Contiamo tutti fino a tre. Uno, due e tre! Pocoyo! 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 Scusa,
non era esattamente una ninna nanna. Su, non essere in collera con loro, Pato. Ci hanno provato. Forse hanno bisogno di aiuto per riuscire a suonare come si deve. Ah, certo! Li dirigi tu, Pato. Oh, che carini! Pato! Pato! Ma tu non volevi andare a dormire? Oh, cielo! Come vuoi? Evviva la musica a tutto volume! Evviva! Suoniamo tutti insieme! Ciao, ciao! Alla prossima! Babysitter per Ronfottino. Ronfotto? Il telefono? Ronfotto? Forse se diciamo tutti insieme svegliati Ronfotto, si sveglierà. Pronti? Svegliati Ronfotto! Svegliati! Squilla il telefono. Devi uscire. Capisco. Beh, sono sicuro che ci sarà qualcuno a cui affidare Ronfottino. Prova a chiederglielo. Ronfotto vorrebbe sapere se uno di voi due può fare da babysitter a Ronfottino per qualche ora. No. E se quello che baderà a Ronfottino non dovrà riordinare la stanza? Come, Pato? Ti offri tu per occuparti di Ronfottino? Fantastico! Questo significa che penserai tu a riordinare, giusto, Pocoyo? Ciao, Ronfottino! È ora di fare un pisolino! Ronfotto non c'è, ma starà via solo per qualche minuto. Non fare così, Ronfottino! Guarda, c'è il tuo amichetto, il bruco! Sei contento che il tuo amico bruco stia un po' con te? Certo, sembra proprio una bella idea! Oh no! Ti stanno imitando, Pato! Ah, l'ora della pappa! Che cosa? Non è quello che ti dà da mangiare la tua mamma! La torta! Se Pato ti lascia mangiare la torta, smetterai di fare capricci e andrai a letto da bravo! Oh cielo, Pato! Ho paura che il bruco debba andare di corsa ai servizi!
È urgente, corri, 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 svelto, svelto! Oh, finalmente si va a dormire. Ronfotto ti porta sempre a fare una passeggiata sulla luna prima di dormire. Ma prometti che poi andrai a nanna? E ora si dorme. Pato ha bisogno che tu corra a dargli una mano, Pocoyo. Ronfottino, Gruco! Fare il babysitter è davvero una faticaccia. Lo so. Ma perché non unite le vostre forze e lo fate insieme? Che ne pensate voi? Pato e Pocoyo dovrebbero lavorare insieme? Sì, devono lavorare insieme! Ronfottino vuole sapere cosa stai facendo, Pocoyo. Dormiamo. Ah, Pocoyo e Pato hanno tanto sonno e vogliono dormire sui vostri lettini. Possono? No. Volete che Pocoyo e Pato dormano nei propri letti? Va bene, d'accordo. Ragazzi, avete lavorato così bene che ora Ronfotto vuole farvi fare da babysitter ogni giorno. Pensate che debbano fare i babysitter ogni giorno? Sì! Sì, dovrebbero farlo tutti i giorni! Vabbè, evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima! Sorpresa per tutti! Guardate, ci sono Pato, Ally e Pocoyo! Ciao ragazzi! Che bello! Non c'è nulla che mi piace di più che giocare a lanciarsi la palla! Che c'è, Pato? Che succede? Oh! Ma che cos'è quello? Qualcuno di voi sa dire che cosa c'è sotto il paracadute? È vero! È un regalo! È fantastico! E per chi è? Non c'è scritto. Ellie? Ellie? Un melone? Come? Ma... Pato? Oh no! Oh! Ehi, voi tre? Non è il caso di litigare. Guardate! Vedete? Ce n'è uno per ognuno di voi. Ah, Ellie dice che il suo regalo è sicuramente il migliore.
Voi che ne dite? Volete che i nostri amici aprano i regali? Sì, apriteli! Aprite i regali! Certo, certo, assolutamente! Forza, vediamo cosa c'è! Lacci colorati! Che regalo insolito! Molto utili! Secondo Pato, i lacci sono un regalo piuttosto stupido. Bene, e tu cosa hai ricevuto? Oh, ehi, ma è un foglio di carta colorato! Che meraviglia! Certo, Ellie, so che anche tu non ti aspetti un granché da questo regalo. Ma cosa hai ricevuto? Che cos'è? Una scatola di bastoncini azzurri, fantastico! Ehi, su, Pato, poco io! Guardate, Ellie, vedete? I bastoncini possono essere davvero un bel regalo! E anche quella cordicella sembra un bellissimo gioco! Cos'è quello? Pato, non mi dire che quello è il tuo foglio di carta! Sei un papero davvero impareggiabile! Ma sono tutti regali con cui divertirsi un mondo! Quello cos'è, Pocoyo? Forse ho capito. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cosa può fare se mette tutti questi oggetti insieme? Un aquilone! Un aquilone, certo! Prendete tutti i vostri regali, li mettete insieme e costruite un aquilone. Ehi, che bello! L'aquilone vi è venuto benissimo! Bravi! Siamo! Mamma mia, far volare un aquilone è molto più complicato di quanto sembri! Ottimo lavoro, Ellie! Fenomeno, Pato! Evviva i regali che si possono condividere! Evviva gli amici che giocano insieme! Ciao ciao, alla prossima! Thank you.
magia buffa. Ciao, Pocoyo! Corri, vieni! Da quella parte. Va bene. Ah, certo! Stai per esibirti in un numero di magia. Sì, 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 sì. Fantastico! Niente nelle maniche. Molto bene. Guarda! Dove? Da quella parte. Io non vedo nulla. Ah, certo! Hai fatto apparire le carte in testa con... una magia. Scegli! D'accordo, scelgo una carta e poi, con una magia, tu indovini quale carta ho pescato. Vediamo... pescherò il palloncino. Ma non ditelo a Pocoyo. Ok, Pocoyo, ho scelto la carta. Molto intrigante. Se indovini quale carta ho pescato, allora sei un vero prestigiatore. Oh, scusa. La casa? Potete dire a Pocoyo se è quella la carta che ho scelto? No! Non è quella! Non è la casa! Riprovaci. La macchina? Potete dire a Pocoyo se era o no la macchina? No! Ho scelto il palloncino, Pocoyo. Mi dispiace. Non funziona. Oh, certo, le carte non funzionano, sicuro. No! Pocoyo dice che può essere pericoloso giocare con oggetti magici per chi non è un mago esperto. Non toccate nulla. Maniche vuote. E voilà! Una pallina di spugna! Sparita! Ah, ora la farai sparire! Soffia! Che magia incredibile! Pocoyo? È ancora lì! Vuoi che soffiamo tutti sulla pallina per farla sparire? D'accordo, soffiamo tutti. Ha funzionato! Sì, ha funzionato! Ma ora dov'è finita? Sì, ho visto, è incollata al... sì, cioè, Pocoyo, abbiamo trovato la palla. Vogliono tutti altre magie, Pocoyo, il tuo trucco è piaciuto moltissimo. Santo cielo! Sto morendo da ridere! No, scusami, Pocoyo, ma... Sei strepitoso, Pocoyo! Dicono che sei il maghetto più divertente che abbiano mai visto in vita loro! Attenzione, qui c'è qualcosa che bolle in pentola e ci sono proprio tutti, tranne... Si stanno tutti preparando per qualcosa di speciale, Pocoyo. Perché non vai anche tu con loro? No! Certo, sei arrabbiato perché le tue magie non hanno funzionato come volevi tu. Niente magie! Beh, forse non erano vere magie, ma ti assicuro che erano i trucchi più divertenti che abbia mai visto.
Ascolta, sento qualcosa. Guardati intorno, Pocoyo! Sono venuti tutti a vedere lo spettacolo del maghetto più buffo del mondo. E se dico tutti, intendo tutti. Che ne dici, Pocoyo? La faresti una bella magia? Oh oh! Facciamo tutti un applauso a Pocoyo, il maghetto più buffo di tutti i tempi! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre essere capaci di accettare se stessi! Ciao ciao, alla prossima! Picnic dei misteri. Ciao, Pocoyo! Ciao! Dove stai andando con quel cestino? Ah, certo! Stai andando da qualche parte con Pato. Oh, ecco Ellie! Ciao, Ellie! Caspita, c'è una torta e una tovaglietta da picnic! Che cosa state pensando di fare con tutte queste cose? Picnic! Un picnic? Ma certo! Immaginavo, sì! I panini! Buoni! Uno a testa! Pato ha una fame da lupi. Potete dire a Pocoyo cosa vorrebbe mangiare Pato? Il panino! Aspetta! Già, forse non è ancora arrivata l'ora di pranzo, Pato. Dovrei aspettare un po'. Ma che cosa? Non ci credo! Guardate! No, non è come pensate! Quei panini sono volati nelle sue mani e l'altro è scappato dietro quell'albero. Davvero? Cosa? No! Non l'ho mangiato io! Vi sto dicendo che quel panino è semplicemente scappato via! Non mi credete, vero? Bene, chiediamo ai nostri amici. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo dove sono finiti i panini? Il panino è scappato! È scappato dietro l'albero! Davvero, sul serio? No, non hanno mangiato loro il panino, Pocoyo! Ci devi credere! Oh no! È lì, Pocoyo, non è come pensate. Non è Pato che è scappato via con i panini, sono i panini che sono scappati via da lui. Cosa? Non mi credete? Bambini, dovete aiutarmi. Dite a Pocoyo ed Ellie dove si trova Pato. Dietro di voi! Povero Pato, temo che Pocoyo ed Ellie non crederanno mai a questa cosa. Ah, la torta! La controlliamo noi mentre voi andate a prendere altre cose da mangiare. Tranquilli.
Sì, teniamola d'occhio. Oh no! Di nuovo come prima! Oh no! Ellie? Pocoyo? Non l'abbiamo mangiata noi, quella torta! Si è arrampicata sull'albero! Oh, non ci voleva! Ecco, ecco, guardate! Proprio così non va bene! Il cibo non deve andare in giro! Cos'è? Una lente di ingrandimento, buona idea! Ma non è possibile! Una formica! Sapete dire a Pocoyo chi ha continuato a portare in giro il cibo per tutto questo tempo? Le formiche! Certo, ecco chi ti ruba il cibo! Le formiche! Cosa stai dicendo alla formichina, Pocoyo? Amici! Forse qualcuno dovrebbe spiegare a Pato cosa sta succedendo. Visto! Erano le formichine! Formiche! Le formiche sono piccole ma forti e possono trasportare cose molto più grandi di loro. Evviva i nuovi amici! Evviva i picnic! Ciao ciao! Alla prossima! Teatrino. Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Aspetta, cos'è quello? No, no, dall'altra parte. No, no, non da quella parte. Oh no. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo da che parte guardare? Dietro di te! È dietro di te! Giusto. Un teatrino! Oh! Oh cielo! Che cos'è? Una scatola! Ah, ehi! Diamo un'occhiata! Ma sei proprio tu, è un burattino fatto come Pocoyo! Chissà cosa farà adesso Pocoyo! Ciao, sono Pocoyo! La 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 la. Ciao, sono Pocoyo! Eh sì, è dura fare sia il burattinaio che il pubblico, vero Pocoyo? Non è il caso di chiamare un po' di amici perché facciano il tuo pubblico? Oh?
Sì! Giù, 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 giù. Sì, si divertono un mondo quando il burattino va a gambe all'aria, Pocoyo. Fantastico! Facciamo tutti un bel applauso al burattinaio Pocoyo, d'accordo? Evviva! 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 Ellie, Pato, Ronfottino e il Bruco vogliono farvi vedere una cosa. Siamo certi che vi piacerà moltissimo. Quella sei tu, Ellie. Guarda come sei carina. Che ne vogliano vedere ancora, Pocoyo. Guarda, sembra che ci stiamo preparando per un'avventura spaziale. Ah, guarda! Pocoyo è il capo della spedizione. Bravo! Attenti, un alieno! Guarda! Ellie e Pato sono morti di paura! Gli alieni hanno eletto re il piccolo Pocoyo! A Ellie e Pato non è piaciuta molto questa storia. Re Pocoyo! Ho l'impressione che siano tutti e due un po' arrabbiati con te. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo per quale motivo i suoi amici sono arrabbiati con lui? Perché si è preso gioco di loro! Si è preso gioco di Pato ed Ellie! Non ti importa nulla, Pocoyo? Ma certo che ti importa, vero Pocoyo? Pocoyo non voleva. Pocoyo triste. Avete fatto di nuovo pace. Evviva! Si torna tra amici! Scusa! Evviva i giochi tra amici! Ciao ciao! Alla prossima! L'uovo ragno. Ciao, Pato. E ora che cosa sarà mai questo strano oggetto? Qualcuno
Qualcuno di voi sa dire a Pato cos'è questo oggetto? È un uovo, Pato! È un enorme uovo! Sì, avete ragione, è vero, è proprio un uovo. Affascinante mistero. Oh, ciao, Pocoyo! Ciao! Palla! Una palla! Oh no! Pocoyo, Ellie, fermi! Non è come pensate davvero! Vedi, non è esattamente una palla. L'oggetto che ha in mano Pato si chiama uovo. E molto presto succederà qualcosa a questo uovo. Nascerà un pulcino. Adesso capite perché quell'uovo è così speciale per Pato? Evidentemente non sono solo gli anatroccoli a nascere dalle uova. E ci sono persone che hanno paura dei ragni, anche se sono solo dei cuccioli. Temo che Pato si sia un po' spaventato, caro ragnetto. Su, in fondo non fa così paura, Pato. E forse addirittura gli piaci. Eccoli, Pocoyo e Ellie. Ciao! Oh cielo! Sai, forse hanno ancora troppa paura per giocare con te fin tanto che ci sarà in giro quel ragnetto. Ehi, ragnetto, papà Pato vuole fare un giochino con te. Vuole che tu conti tutti i sassi che trovi sulla tua strada. Direi che adesso puoi tranquillamente tornare a giocare con Pocoyo ed Ellie, Pato. Oh, guarda, il ragnetto ha trovato un sasso. Papà Pato dice di continuare a contare. Qualcuno di voi potrebbe dire a Pato cosa voglia di fare il ragnetto? Giocare a palla! Giocare! Avete proprio ragione. Vuole giocare. Ciao, Ronfottino! Oh cielo! Pato dice, prendi la matita e vai a disegnare e a colorare, ragnetto. Thank you.
cos'è? Qualcuno di voi può dire a Ellie e Pocoyo chi è stato a disegnarli così bene? Il ragno! Il ragnetto! Esatto! Oh, che tenero! Visto? Lo sapevo che una volta conosciuti sareste diventati amici per la pelle. Evviva Pato! Evviva i nuovi amici! Ciao ciao, alla prossima! Balla! Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Ciao! Guarda! Ciao Ellie! Pavimento luminoso, giradischi, musica a tutto volume, luci, fantastico, si balla, è una discoteca! Forza, Pato, che ritmo! Fenomenale, Pato! Facciamo tutti un bel applauso per questa spettacolare esibizione di ballo! Che ti prende, Pocoyo? Non ti piace come balla Pato? No! Pato dice che non ti piace come balla perché sei invidioso, Pocoyo! Fantastico! Un numero spettacolare, Pocoyo! Oh oh, Pato sta per farne un altro. Sta diventando una vera e propria gara, ragazzi! Davvero impareggiabile, che ne dici, Pocoyo? Eccolo di nuovo in pista! E stavolta c'è anche Fred! Insieme! Pocoyo vuole che battiamo le mani! Forza, ragazzi, tutti insieme!
E ora che fai? Non dirmi che stai per lanciarti in un altro ballo, Pato! Oh, Pocoyo pensa di poter fare un ballo ancora più bello! La cosa sta un po' sfuggendo di mano. Ma ora è Ellie a scendere in pista. Ma certo! Ellie ha avuto un'idea! Potete benissimo ballare tutti insieme! Fantastici! Ah, è così che ci si diverte! Alziamoci tutti in piedi e scateniamoci! Forza, ragazzi! E vai col funky! Evviva Ellie! Evviva il ballo che si fa in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Sparisci, Lula! Ciao, Pat! Ellie! Ciao! Hai visto Pato? Mi pare che fosse... Ma... che sta succedendo? Ma che cosa avete tutti quanti? Uno, due... Ciao, Pocoyo! Ciao! Chissà che cosa staranno combinando? Gioco! Gioco? E com'è questo gioco? Ah, ho capito! State giocando a nascondino! Che bello! Su, continua, Pocoyo! Uno, due... Ottimo nascondiglio, Pato! Oh, l'ha già occupato Ellie! Cinque, sei... Forza, sette. Cerca un altro posto! Bruco, hai capito che devi andarti a nascondere, vero? Nove, dieci, undici, dodici, ah, il nido di Ronfotto! È proprio un ottimo nascondiglio! Diciotto, diciannove... 20. Arrivo! Si parte! Tutti ai propri posti! Il bruco! L'hai trovato! Andrà meglio la prossima volta, bruco! Lula! Ma a poco io... Lula non stava giocando con voi, non si era nascosta! Sembra che Lula abbia trovato qualcosa.
Ronfottino dice di fare silenzio, Lula. Sta cercando di nascondersi. Ronfottino! Ecco il nostro campione di nascondino! Siete stati bravi a nascondervi, ma al nostro super segugio non sfugge nulla! Sei una bravissima cagnolina! Cagnolina? Pocoyo li ha scoperti! Beh, Pocoyo, però devi ammettere che Lula ti ha aiutato moltissimo! Vattene via! Ellie vuole sapere perché hai fatto questo, Pocoyo. Non sei stato molto carino a sbarazzarti di Lula in quel modo, sai? Pocoyo la cerca! Ottima idea! Cerca Lula! Qualcuno di voi vede qualcosa che può aiutare Pocoyo a trovare Lula? Certo, è proprio passata di qua, sicuro. Ma dove può essere andata? Ma sì, certo, il Vamoosh. Ottima idea, Pocoyo. Sì, altre impronte. Lula! Il bruco? Ma allora Lula dov'è? Guardate, è la sua palla! Oh, ma è terribile! Povera Lula! Non la troviamo da nessuna parte! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo dov'è Lula? Vicino a te! È proprio lì! Ti abbiamo trovata! Evviva Pocoyo! Evviva gli amici ritrovati! Ciao ciao! Alla prossima! Scarpette col trucco. Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Buongiorno, Ellie. E buongiorno, Pato. Oh, sì, certo, farete una gara. Bella sfida. Ops. Ok, tutti pronti? Conterò fino al 3 e poi diremo insieme via. D'accordo? Pronti? 1, 2, 3. Via! E vince! Pocoyo!
Pato è pronto ad andare alla pedana del salto in lungo. Bel salto, Pocoyo! Un salto davvero atleta, Pato! E adesso vediamo chi sarà il vincitore! Vediamo, sì, vediamo! Sì. È andata male, Pato! Vince Ellie! Oh no! Il nostro Pato non sopporta assolutamente di perdere! E queste cosa sono? Hanno tutta l'aria di essere delle graziose scarpette da corsa! Perché non provi a indossarle, Pato? Belle! Oh cielo! Oh no, Pato! Ma guarda, quelle scarpette si muovono da sole! Adesso sì che potrai battere qualunque avversario, Pato! Wow! Pato non vede l'ora di sapere se avete voglia di fare una gara di corsa con lui. Perfetto, ragazzi, di nuovo tutti in pista. Pronti? Partenza! Via! Vince Pato! Certo, Pato, lo sappiamo, sei stato il migliore. Sì, certo. Direi che possiamo già dichiarare il vincitore. È Pato! Evviva! Ora però sono certo che non vorranno più gareggiare con te, Pato. Ellie ha notato che hai delle scarpette speciali. E adesso non riesci più a toglierti dai piedi quelle scarpette. Fermano più! Ma che fate? Bravissimi, Ronfottino e Bruco! Le avete tolte! Penso che oggi tu abbia imparato una lezione importante, Pato. Quando si fa una gara, bisogna essere leali. Giochiamo! Ottima idea, Pocoyo! Cosa ne dite? Pato dovrebbe tenere le sue scarpette? No! Buttale via! Bravissimo! Evviva Pato! Evviva il gioco leale! Ciao ciao, alla prossima!